marchio di qualità 2016 a 68 imprese che oggi possono fregiarsi di questo riconoscimento, con tanti rinnovi e 4 nuovi ingressi da altrettanti centri del Fermano: Amandola con l'Hotel Paradiso, Montappone con Palazzo Ricucci Resort, Altidona con il Camping Mirage e Monte Rinaldo con l'agriturismo Mont'Orso. Una certificazione ricevuta per la prima volta, che cosa rappresenta per il vostro agriturismo? Allora, ci fa un sacco onore, è un onore per noi riceverlo, anche perché è l'unica struttura sul nostro paesino piccola, quindi è una grande soddisfazione. Come vi siete avvicinati a questo tipo di attività? Qual è stata la spinta per voler fare un agriturismo? L'idea era perché siamo situati su una bella collina, la zona è bella e quindi siamo giovani e abbiamo deciso di intraprendere questa cosa in famiglia. E... un'attività per stare insieme e fare impresa. Esatto, sì. Produciamo tutto a livello locale, produzione propria, vino, olio, tutto quello che possiamo fare o produciamo in azienda. I sindaci al sindaco di Fermo, per tutti i sindaci e naturalmente un ringraziamento per la partecipazione e un saluto al dottor Mattino, vice prefetto, all'assessore Gesetti, grazie. La Camera di Commercio di Fermo, sempre attenta ai bisogni del territorio e delle imprese del territorio, quest'anno si dice molto soddisfatta per questi risultati, un riconoscimento, quello del marchio di qualità, del quale non tutti riescono a fregiarsi. Infatti un'attenta commissione esamina le varie strutture e a volte lo fa anche di sorpresa. Una manifestazione che cresce ogni anno, anche quest'anno 4 nuove strutture, ma qual è il segreto, Presidente, per far sì che ci si tenga sempre di più alla certificazione di qualità, anche se in Italia ancora non attecchisce appieno? Beh, il segreto credo sia la grande capacità dei nostri operatori, che forse in passato non valutavano appieno l'importanza di dare dei servizi ottimi, di creare un'immagine di qualità e di utilizzare anche quel valore aggiunto che certificazioni come quelle che noi abbiamo consegnato oggi può avere. Basta muoversi in Italia e direi nel mondo per rendersi conto che questo marchio di qualità lo troviamo. Se andiamo in un albergo alla reception, se andiamo in un ristorante lo troviamo al momento che entriamo su chi ci accoglie, quindi sappiamo che è importante. Ecco, i nostri operatori hanno preso piena consapevolezza di questo e devo dire che, a differenza di quanto succedeva alla nascita di questa Camera di Commercio dove avevamo 4 richieste, ne abbiamo centinaia, è segno 1 che hanno preso consapevolezza, 2 che hanno migliorato quella che è la loro realtà, perché molti che prima non rientravano in questi parametri, perché giova ricordarlo che questo marchio di qualità non viene dato così, ma viene dato a seguito di ispezioni che spesso arrivano anche all'improvviso, senza che uno sa come è organizzato il ristorante o l'albergo o quant'altro. Quindi è segno che hanno migliorato la propria realtà, tant'è che quelli che prima non rientravano poi successivamente l'hanno fatto, quindi è segno di migliore. Ma io voglio evidenziare anche la presenza di tutte le istituzioni, dalla Regione Marche con l'assessore Cesetti, dalla rappresentanza della Prefettura, i sindaci che non sono mancati. Perché? Perché gli operatori è importante che facciano la loro parte, ma noi come istituzioni è importante che facciamo altrettanto. Allora ecco che è fondamentale che sulla sicurezza la Prefettura tenga alta la guardia, perché la gente vuol stare tranquilla quando viene da noi, e noi stessi, i sindaci che animino insieme a loro il territorio, ma anche per quanto riguarda negli interventi da fare, no, con questi strumenti che abbiamo oggi, non la scia, le comunicazioni semplificano i percorsi e mi pare che stiamo sulla lunghezza d'onda giusta, e anche questa vicinanza, perché no, in un momento dove l'economia ha problemi come sappiamo, essere vicini a chi dà risposte, e sappiamo che il turismo è una delle voci che ha potenzialità e possibilità di crescere, essere vicini agli imprenditori credo che sia importante, e la somma di tutto questo ci dà risultati positivi. La turistica sta crescendo e di questo me ne fa veramente un gran piacere. Naturalmente è una città.
tanti sindaci presenti a sostenere le proprie strutture ricettive, un mercato, quello dell'accoglienza, che continua ad avere il segno positivo nonostante la crisi. Quanto secondo lei, sindaco, la ricettività e le strutture ricettive di qualità che oggi sono state premiate con il marchio in Camera di Commercio possono aiutare a rivitalizzare dei piccoli centri come quello del quale lei è sindaco? Sono determinanti. La bellezza che noi abbiamo nei piccoli centri non può rimanere da sola, ha bisogno di persone che vengono, ma le persone che vengono, i turisti, hanno necessità di avere strutture ricettive adatte. Quindi è determinante per il rilancio dei territori, è determinante per l'accoglienza, per la crescita dei territori, la ricettività. La ricettività deve essere di qualità. Di qualità, di eccellenza. E noi avevamo già a Monte Rubiano, perché il mio paese è Monte Rubiano, nel 1880 contavamo 5 posti ricettivi solo al centro storico. Significa che quella realtà, quel territorio già esprimeva bellezza e vocazione turistica. In questo momento abbiamo una ricettività collocata intorno al territorio, nella zona circostante al centro storico, abbiamo poca ricettività nel centro storico. Fino a 3 o 4 anni fa invece anche il centro storico era accogliente sotto questo profilo. Quanto questa certificazione può anche spingere chi volesse intraprendere questa strada a fare impresa in tal senso? Indubbiamente avere una certificazione che attesti l'eccellenza è determinante anche per le concorrenze, è determinante per la crescita di tutto. Quando essere gratificati e entrare in questa logica significa in qualche maniera essere accreditati e quindi crescere e far crescere. La certificazione di qualità per le strutture ricettive è sempre un appuntamento importante in Camera di Commercio ogni anno, un appuntamento che cresce ogni anno. Sì, le imprese sono sempre di più che intendono fregiarsi di questo marchio, che peraltro è un marchio che viene molto considerato, soprattutto all'estero. In Italia è ancora poco conosciuto, ma in realtà invece per il fruitore, per il cliente, vedere che c'è questo marchio di qualità è comunque una certezza e una garanzia. La cosa che veramente è stata di grande soddisfazione per me, che naturalmente seguo l'imprenditoria femminile, è vedere che c'era un numero di donne che era veramente superiore a quello degli uomini, che hanno ritirato questo attestato e che soprattutto hanno lavorato per ricevere questo premio. Alcune giovanissime, probabilmente con un cambio generazionale, ma in tutti i settori, nel settore dell'agriturismo, nel settore della ristorazione, e insomma è stato un momento di grande soddisfazione, perché ho visto davvero tante donne impegnate che ci credono e che vogliono sfruttare al massimo quello che sembra essere il futuro per la nostra zona. Non ultimo sabato scorso c'è stato un convegno a livello regionale di Union Camera regionale, dove si è parlato appunto che tutto il settore del turismo e del settore del terziario avanzato sono quelli che in realtà hanno il segno più rispetto a tantissimi altri settori del nostro territorio. Buonasera a tutti voi, saluto al Presidente della Camera di Commercio, delle autorità. Io sono qui a rappresentare la Regione Marche, porto i saluti del Presidente, del mio collega Assessore Moreno Pieroni, sono impegnati, stavo là stamattina, abbiamo fatto la giunta al Presidente. Per tanti nuovi entrati, sicuramente delle strutture che c'erano sin dagli inizi, sin da quando nel 2009 la Camera di Commercio di Fermo ha aperto i battenti con l'arrivo della nuova provincia. Una certificazione questa di qualità della Camera di Commercio, della quale il David Palace si fregia da anni, ma è sempre importante riconfermarla anche per riconfermare gli standard? Assolutamente sì, è importante riconfermarla, perché vuol dire che il lavoro che svolge quotidianamente è un lavoro serio, basato sulla professionalità, basato sulla ricerca della qualità di andare dietro al turista e di poterlo far star bene, è fondamentale.
l'aggiornarsi per le strutture sia per quanto riguarda proprio, diciamo, i servizi ma anche i canoni di ospitalità, quanto è importante? Assolutamente, la mia azienda, il personale della mia azienda e io stesso siamo in formazione tutto l'anno, perché ce lo obbliga intanto Best Western, ma lo facciamo anche noi perché sappiamo che la formazione e la preparazione del personale è l'80% del successo di un'azienda. Adesso il marchio è cresciuto tantissimo a livello europeo e quindi chiunque voglia fregiarsi di qualcosa di importante cerca di prenderlo. Noi quest'anno scorso abbiamo fatto 60 anni di attività, 60 anni non sono pochi, quindi vi posso dire che non è facile arrivarci e arrivarci in salute, come si suol dire. Le strutture premiate sono disseminate un po' in tutto il territorio, ma sicuramente il territorio di Fermo riesce ad averne tante, anche di tipologie diverse, molti B&B che sono cresciuti negli ultimi tempi. La certificazione di qualità per il B&B per la seconda volta, quanto è importante averla? È importante perché vuol dire che è stato fatto bene, e c'è un riconoscimento da parte anche della Camera di Commercio e siamo sulla giusta strada. A volte questo può aiutare ad avere degli ospiti che vedono dal vostro sito che c'è anche la certificazione di qualità? Penso di sì, perché comunque è un riconoscimento ufficiale importante, quindi tutto aiuta e tutto serve. Fare ricettività con un B&B, che cosa significa? Anche dare valore alle proprie case, alle proprie cose, ai propri luoghi e quindi metterli un po' anche a disposizione, essere un po' ospitali? Sì, assolutamente sì, si valorizza sia la propria abitazione ma anche tutto il territorio. Invece da un punto di vista, diciamo, personale, umano, quanto è bello ospitare gente? Molto, molto, perché si dà accoglienza sia agli italiani ma anche agli stranieri, quindi si cerca di far venire quanta più gente possibile per fargli scoprire non solo la propria struttura ma anche tutto il territorio circostante. Con l'opportunità delle nostre strutture. Io ho molto apprezzato anche quello che diceva il viceprefetto Martino. Tra le autorità presenti anche l'assessore regionale Fabrizio Cesetti, che all'ospitalità ha sempre creduto molto e soprattutto nelle potenzialità di un territorio fermano che attraverso la qualità delle proprie strutture ricettive riesce a promuoversi in Italia e all'estero. Sì, è il giusto riconoscimento all'impegno, allo sforzo dei nostri operatori turistici che rendono ancora di più accogliente il nostro straordinario territorio, in questo caso del Fermano, ma di tutto, diciamo, il panorama regionale. È un marchio del quale si potranno giustamente fregiare e che rappresenta, diciamo, l'eccellenza anche del nostro territorio. Una cosa sempre, una certificazione sempre crescente, ogni anno si aggiungono delle strutture, anche quest'anno 4 nuove realtà da 4 piccoli paesini, quindi ci si tiene sempre di più alla certificazione. Assolutamente sì, è proprio questo che dimostra lo sforzo che sta facendo il nostro territorio. D'altra parte, questa che è una certificazione di qualità non viene data così, ma attraverso un vero e proprio esame, se vogliamo dirlo, con interventi a sorpresa di persone tra l'altro specializzate nel settore, quindi è un riconoscimento vero del quale giustamente loro si possono fregiare, ma che nel contempo rappresenta, diciamo, una vetrina per il nostro territorio e che dà adesso maggiori opportunità, perché noi abbiamo un territorio stupendo, ma la cultura dell'accoglienza è fondamentale perché esso possa essere vissuto in pieno. Il territorio fermano e la provincia di Fermo sicuramente vanta una grande ricettività storica per quanto riguarda il versante dei campeggi, tra i quali abbiamo ascoltato, nuovamente premiato con il marchio di qualità, Daniele Gatti dell'Holiday. Daniele Gatti, per le strutture ricettive dei camping, una realtà in cui effettivamente questo territorio, che in altre forme di ospitalità è indietro, in questo caso invece è all'avanguardia. Diciamo che oggi puntare sulla qualità e sulla riqualificazione delle nostre aziende, delle nostre strutture turistiche è, penso, diciamo, la condizio sine qua non per poter lavorare. Noi ci stiamo lavorando da anni, certificazioni come queste sono fondamentali proprio per testare le nostre strutture ricettive e fare la differenza, quindi fondamentale oggi essere presenti e soprattutto ricevere questi marchi e questi attestati.
una sala gremita non soltanto dalle strutture che hanno ricevuto il riconoscimento, ma da tanto pubblico, e soprattutto perché si tratta di un premio, quello di qualità, in cui non è facile rientrare. Il disciplinare è restrittivo e la commissione è sempre molto attenta, come ci ha spiegato Sandro Coltrinari. Siamo arrivati alla 7ª edizione della consegna di questo marchio di qualità Ospitalità Italiana in collaborazione con la Regione Marche, e anche quest'anno abbiamo avuto un incremento, anche se lieve, di imprese che hanno richiesto il marchio di qualità. Abbiamo quattro nuove imprese, strutture turistico-ricettive, che hanno richiesto il marchio di qualità, e anche un fatto da sottolineare è che arrivano da territori che non sono molto a vocazione turistica, perché arrivano da Mandola, Montelparo, Monte Rinaldo, insomma queste sono le località, diciamo, di queste nuove aziende che hanno richiesto il marchio. Voglio sottolineare che questo è un marchio che viene dato sulla base di una volontarietà dell'imprenditore di sottoporsi a una valutazione, è un disciplinare molto ferreo, sottoposto, diciamo, dal valutatore ISNART all'impresa, quindi dietro un lavoro anche di verifica diretta all'interno dell'impresa da parte di un esperto dell'ISNART. E devo anche sottolineare il fatto che ci sono 64 imprese che lo avevano ottenuto precedentemente che ne hanno richiesto il rinnovo, e anche quest'anno lo otterranno. Questo significa che il marchio è riconosciuto anche dall'imprenditore come qualità, come visibilità, e sicuramente riconosciuto anche dal cliente, dal consumatore, che vede in questo marchio una garanzia di qualità dei prodotti e dei servizi offerti dalla struttura ricettiva che lo ha esposto. I dati dell'Unioncamere evidenziano che dal 2009 al 2015 anche nelle Marche il settore turismo è in crescita. Questo vuol dire che dobbiamo continuare a premere l'acceleratore sulla promozione a 360 gradi di tutto il nostro territorio e delle bellezze naturali che abbiamo. E ovviamente gli imprenditori devono continuare a crescere nella cultura dell'accoglienza. Abbiamo un problema, purtroppo gli stranieri che arrivano nel nostro territorio, nel nostro paese, sono pochi, solo il 18% del turismo, il resto è turismo che possiamo considerare domestico. Ecco, su questo possiamo lavorare molto in sinergia con la regione, creando pacchetti turistici mirati, creando offerte, mettendoci d'accordo con i tour operator e fare in modo di attrarre i turisti con tutte le bellezze che abbiamo a disposizione. Il marchio di qualità attesta sicuramente i servizi di un'azienda ricettiva e tutte le caratteristiche che essa ha. Sono tante le domande in Camera di Commercio per riceverlo. Quest'anno se ne sono fregiate 68 aziende, e per le altre c'è sempre l'edizione prossima, quella 2017.